He'll paint your noose like an old man. He's got you thinking about your death and you are frightened. Salve a tutti, oggi in una lingua un po' diversa parliamo in italiano perché abbiamo l'onore di avere con noi il frontman Davide Cicalese dei Furor Gallico. Ciao Davide, ciao. Grazie di essere con noi con Poison and Rock. Ciao a te, ciao a tutti. Ok, siamo praticamente ai lati opposti dell'Italia, però va bene. Iniziamo con una domanda molto, diciamo, banale, semplice, però che io faccio sempre perché comunque sai, ci sono i nuovi fan e soprattutto sai, i nuovi teenager che vanno ascoltando diciamo il metal, quindi si vanno interessando anche alla scena italiana. Quindi direi di fare un piccolo excursus molto breve sulla storia di Furor Gallico e l'attuale line-up. La storia di Furor Gallico, ridendo e scherzando, inizia ad essere abbastanza lunga perché abbiamo alle spalle una bella storia in termini di tempo, chiaramente intendo, nel senso che si parla di Furor Gallico dal 2007, perché ci siamo formati a febbraio del 2007 ed era nato tutto per gioco, come succede credo per tutti i gruppi o comunque per la maggior parte. È nato tutto per gioco, ci troviamo, poi in quel periodo lì stava nascendo un po' il folk metal, piaceva l'idea, ci siamo conosciuti, un po' di persone si sono conosciute, ci siamo ritrovati poi in sala prove a comporre tra l'altro The Gods Have Returned. Abbiamo iniziato proprio subito dalla prima prova a scrivere un brano che poi è finito nel primo disco. E all'epoca eravamo io e Becky, che siamo tuttora nei Furor Gallico, e all'epoca c'era Melissa al basso, Stefano alla chitarra, che è rimasto con noi per un bel po' di tempo, Marco alla batteria, Marco Bonbon, che saluto, che non sento anche tra l'altro da un sacco di tempo, e sicuramente mi sto dimenticando qualcuno. Laura è subentrata poco dopo, non c'era sin da subito. Insomma, abbiamo iniziato così, in poche persone e per gioco, per ridere. Poi abbiamo visto che la cosa in realtà ci stava piacendo parecchio, quindi abbiamo sempre messo più impegno. Siamo arrivati poi piano piano, come capita a tutti i gruppi, sai, i primi concerti, le prime piccole soddisfazioni, i primi amici che ti vengono a vedere, poi gli amici diventano sempre di più, piano piano. E basta, poi 2009 è uscito il primo demo, 2010 il primo album che abbiamo ristampato, tra l'altro abbiamo avuto la fortuna, andremo nei dettagli, sì. Ah, dopo parliamo bene anche di quello, volentieri. E quindi niente, uscì questo primo disco nel 2010, iniziarono i primi cambi di line-up per necessità, comunque a un certo punto bisogna far coincidere gli impegni della vita personale con quelli del gruppo e non sempre purtroppo le due cose sono compatibili, comunque un gruppo richiede un certo impegno. Sì, purtroppo per fortuna, però è così. E sì. Poi, beh, adesso non sto a entrare nei dettagli di tutto, però insomma piano piano siamo arrivati alla scrittura e alla pubblicazione del secondo album, Songs from the Earth, con cui abbiamo firmato, dopo aver firmato un contratto con Massive Record, abbiamo firmato poi un contratto con Scarlett, italianissima, saluto Filippo tra l'altro, che è il nostro attuale discografico, e piano piano con un sacco di date in Italia, da nord a sud in giro per l'Italia, abbiamo girato un pochino anche l'Europa, principalmente la Germania, però siamo stati anche in Austria, Svizzera, Spagna. Piano piano insomma siamo arrivati alla formazione di oggi, è uscito il nostro disco nel 2019, Dusk of the Ages, e adesso per ovvi motivi siamo in attesa di capire come proseguire. Però lo scopriremo, certo. Ho cercato di riassumere il più possibile, spero sia e quindi attualmente chi troviamo all'interno della band? Attualmente siamo, beh, io la voce, Becky all'arpa e siamo i due, diciamo, da storici. La chitarra c'è Gabriel, al basso Marchio, alla batteria. Lo chiamerò così da ora in poi pure. Come? Lo chiamerò così da un po' pure io Marchio allora, quindi. Lui è Marchio, poi c'è un aneddoto carino su sta roba, però è un aneddoto. Alla batteria Mirko, ho perso il filo perché non mi ricordo più in che ordine gli stavo dicendo, Max, flauti e buzuki. Se ho dimenticato qualcuno è solo perché mi sono perso un attimino nel discorso, quindi faccio un attimo un recap da capo. Io, Becky, Gabriele alla chitarra, Marco alla batteria, Marco al basso, Mirko alla batteria, Max flauti e buzuki.
Ok, io ho notato però che c'è anche in qualche canzone una voce femminile. La voce femminile è di una ragazza che ci ha accompagnati durante la parte della durante la parte della registrazione e della scrittura anche di alcune parti vocali dell'ultimo disco, Dusk of the Ages, ed è Valentina Pucci. Valentina Pucci era una ragazza che abbiamo trovato, mi pare Gabri fosse entrato in contatto con lei la prima volta. Con lei abbiamo affrontato la definizione di alcune parti di alcuni brani, in particolare Canto d'inverno e Waterstrings, ma anche in realtà Aquane, per esempio, anche lì c'è la voce femminile che è piuttosto importante, ma anche altri brani. E quindi ha collaborato con noi per definire alcune parti vocali, poi chiaramente in studio, certo. E tante date live, praticamente tutta la parte del tour iniziale del disco l'abbiamo fatta insieme. E, dopodiché in alcuni concerti è subentrata Greta, un'altra ragazza che ci segue nei concerti, durante i concerti, e mi collega un pochino al discorso di prima, no? Purtroppo sì. Il tempo a disposizione è quello che è, quindi bisogna scendere dei titoli. Certo, è normale. Quindi ovviamente tornando indietro nel tempo, come dicevi prima, che voi vi siete formati intorno al 2007-2008, è uscita quindi la vostra prima demo, che se non erro dovrebbe essere, provo a dirlo in inglese, 319 before Christ, the glorious dawn. Cosa puoi dire riguardo questo demo iniziale? Penso sia un lavoro degli inizi, proprio le basi. Assolutamente sì, tra l'altro all'epoca c'era Maurizio Cardullo, che poi ha militato nei Folkstone. Sì, lui ha militato nei Folkstone per praticamente fino poi allo scioglimento della band. Ed è entrato nei Folkstone tanti anni fa, non chiedermi quando, credo intorno al 2013, magari mi sbaglio. Addirittura, tanti anni. Mi pare, forse 2015, non me lo ricordo, non voglio dire date sbagliate. E all'epoca, quando abbiamo inciso il demo, c'era Maurizio. Mm-hmm. 2009 sono passati tanti anni. Vabbè, cosa puoi dire di un demo? È la prima cosa che fai, quindi vai molto in fretta. Abbiamo scritto in questo demo, ci sono dentro The Ghost of Return, Catubodva, Medellin, La Caccia Morta, che ti dico la verità sono tra i brani che preferisco nei Furor Gallico. Sì, perché se devo andare al demo non ho un preferito, sono quei quattro, sono belli. Sono quelli. Medellin mi piace molto, la scrisse Luca Rossi. E Luca Rossi era con noi, lui non mi ricordo se subentrò già dalla prima prova o poco dopo. Ed è stato con noi per un sacco di anni lui. Luca è stato un chitarrista fondamentale per il Furor Gallico, assolutamente. Ha composto Medellin, l'ha composta lui. Ha un riffing della Madonna e ci sono alcuni brani del secondo disco che in parte ha composto lui, ha tirato fuori dei riffing che sono allucinanti. Lui è un chitarrista. Parlando appunto del, diciamo, dopo poco esce il primo album che è omonimo Furor Gallico. Sì. Parla proprio passare da una demo alla realizzazione di un album, diciamo che per un gruppo agli inizi è sempre qualcosa di grosso. Com'è stata questa impresa, con la realizzazione di un album appunto omonimo? Ma sai che paradossalmente è stato quasi il contrario, nel senso che noi quando abbiamo fatto il demo siamo andati in studio di registrazione. Quando abbiamo fatto l'album siamo andati a casa. Sì, assolutamente sì. Impresa diretta in pratica avete fatto, cosa del genere? No, presa diretta no, comunque abbiamo fatto tutto multitraccia, tutto con tutti i crismi, insomma. Considera che poi era... Sì. Quando l'abbiamo registrato era il 2009, quindi la tecnologia non era quella di oggi, perché c'era tipo un passato Cubase, primi inizi. Non mi ricordo con che software l'abbiamo fatto, ma può darsi che fosse quello. Cubase è quello che ho usato ai tempi. Molto probabile. E in realtà è stato un processo molto naturale, nel senso che noi abbiamo scritto i brani del demo, quei quattro brani erano anche nel disco. Quindi in realtà ci siamo limitati a scrivere altre 9 canzoni, fondamentalmente. Certo. E poi il tutto stava nel dire, ok, dai, a sto giro lo registriamo in casa, tutto lì. Poi nel primo disco, se fai questa... la musica è prima di tutto una passione. Sì. Dopo subentrano altri discorsi. Ma prima di tutto ti deve piacere quello che fai, ti deve piacere quello che stai andando a raccontare a qualcuno.
Questa è la base. Noi il primo disco l'abbiamo affrontato come per dire, cioè, minchia, che figata. Cioè, questa era la cosa che... Certo, la soddisfazione. Non c'era mai il discorso, ah no, questa cosa la dobbiamo studiare perché ce ne fregava un cazzo. Cioè, vai, bello, no? Sì, sì, c'era sì. Molto sì, questa sì. cosa, perché devi andare di pancia. Ed è la stessa certo. cosa che tuttora... che tuttora ci portiamo dietro, soprattutto dal vivo. A noi dal vivo questa componente del cazzo che figata, noi ce la portiamo dietro questo. Sempre, perché altrimenti perde di senso. Beh, tipo, non bisogna divertirsi, anche perché se tu ti diverti in primis si fa divertire anche il pubblico, cioè questo è il pubblico lo percepisce. Se c'è un gruppo troppo serio o che ne so, troppo dedito alla tecnica, prendo un esempio X, per esempio i Meshuggah, che sono bravissimi, ma che sono tecnicissimi, tu stai lì a guardare, non ti può, cioè non capisci se devi fare backing, fare stage dive, non sai che cosa fare, se rimani bloccato in un angolo a guardare, ma non sai neanche se entusiasmarti, perché sei bloccato, ecco così, non è, cioè è bello magari per chi appunto sai, ci sono quei chitarristi, quei musicisti fissati con la tecnica, ma chi va proprio per appassionato si sente un attimino un po' bloccato, non sa cosa fare. Dipende molto. Allora, a parte che fare il banging con i Meshuggah ti sfido per, già solo per seguire il tempo, perché non si capisce nulla quando fanno, non capisci in che tempo, quindi già quello è difficile. Però lì dipende molto anche dall'approccio che vuoi dare alla musica e dipende anche da che tipo di spettacolo vuoi vedere. Io sono un grande appassionato di prog italiano degli anni 70. Arriveremo anche alle tue influenze, non te le giocare adesso perché c'è pure la domanda. Allora attendiamo. Allora lasciamo. Andiamo avanti. Parlando invece dell'ultimo album, che appunto, come dicevi tu, è Dusk of the Ages, cos'è cambiato a livello compositivo, musicale, in generale, dal primo album Prorgallico, proprio dalla demo stessa? Perché un'evoluzione c'è stata comunque. Beh, è cambiato, ti direi, quasi tutto, pur mantenendo la componente di cui ti parlavo prima, no? Sì. Che è della presa bene, quella chiaramente è rimasta invariata. Però sono cambiate tante cose, innanzitutto la line-up. Certo. E già questo è un elemento fondamentale nel momento in cui vai a parlare certo. di songwriting, perché cambiano le teste, cambiano le influenze, cambia l'approccio. Vengono delle influenze diverse. Decisamente. Decisamente. E tra l'altro credo che questo sia il bello di un gruppo, cioè capire le influenze di ognuno di noi. Ognuno porta un proprio, diciamo, la propria esperienza, il proprio, diciamo, il proprio bagaglio personale, sia certo, musicale. Ma questa, secondo me, è la cosa che rende la musica una cosa meravigliosa, perché nel momento in cui tu vai a stereotiparti in genere, faccio un esempio, non ho nulla contro il thrash metal, ma il primo che mi viene in mente, quindi prenderò quello come esempio, ma assolutamente non è una cosa personale né altro. Facciamo finta, è un'ipotesi. Facciamo thrash metal, figata, ascoltiamo tutti certo. thrash metal, figata, ascoltiamo tutti lo stesso gruppo, figata, bellissimo. Difficilmente però verrà fuori qualcosa di nuovo. No, infatti. Ora, ripeto, non me ne vogliano i thrashers perché è un genere che apprezzo, ci mancherebbe anche altro. Sì, sì. E solo per contestualizzare un genere, lo stesso vale per il death metal, se tutti ascoltassero sì. lo stesso gruppo. Infatti molte volte quando ho intervistato gruppi thrash metal, io parlo anche di gruppi, anche soprattutto death metal, dei gruppi vecchi, dicevano che i gruppi moderni sono tutti, diciamo, non delle, comunque si ispirano a loro e non c'è l'innovazione, perché quando loro hanno iniziato dicevano, per esempio, c'erano i Venom, i Metallica, i Bathory, ogni gruppo aveva la sua identità. Adesso con questi, diciamo, con thrash metal, non per dire tutti uguali, perché c'è chi magari si sa distinguere o a livello di immagine o a livello anche stesso di modo di fare, di modo di cantare, o piccole influenze, però la maggior parte comunque la componente, la base musicale è quella. Questo è inevitabile. Comunque tutto quello che noi ascoltiamo deriva inevitabilmente da qualcosa. Abbiamo uno storico, certo. tutti abbiamo ascoltato i dischi dei nostri papà nella nostra storia. Quindi è logico che tutto nasce da qualcos'altro ed è logico che quando vai a scrivere musica ti vai a appassionare, insomma, qualcosa, te lo ascolti e parti dalle radici. Le Zeppelin credo che le abbiamo ascoltate tutti, chi più chi meno. Io sono tra i meno, devo essere sincero, però li ho ascoltati, li ascolto, sto giù un vinile e ogni tanto me lo ascolto volentieri. Non è quello il discorso, sta al singolo cercare di capire quello che vuole fare.
ne parlavo con Francesco Bucci, che è un mio carissimo amico del bassista degli Stormlord. Ne parlavo con lui tempo fa. Loro sono un gruppo non valido di più. Io sì, quando li vedo dal vivo, e fortunatamente mi capita spesso perché suoniamo insieme in tante occasioni, quando li vedo dal vivo io sono affascinato, punto, non esistono altre cose. Sono affascinato, sì, hanno una presenza, una tecnica, una, sono sopra, loro sono sopra. E poi i brani sono belli. Però stavamo parlando di, non mi ricordo più, perché io poi stiamo parlando della... diciamo dell'evoluzione stilistica, perché ora ti introduco, appunto, a questo punto ti introduco la successiva domanda che comunque ha a che fare con quello che stavi dicendo prima. Sì. Diciamo, io ti dico adesso invece di fare un viaggio, cioè praticamente partendo dal primo album all'ultimo, se tu dovessi fare proprio un viaggio, cioè descriverlo, questo viaggio, come lo descriveresti? Come sonorità, composizione? Puoi descriverlo con aggettivi, puoi descriverlo a livello tecnico, come lo descrive, come se, anche come se fossi un recensitore, che ne so, viaggio complicato, nel senso... tipo la costa crociere che ha affondato, spero di no. No, non fino a quel punto, però... No, vabbè, ma è normale, ogni bel viaggio alle spalle si porta dietro delle difficoltà, degli ostacoli, dei successi, dei pianti, è inevitabile. Noi siamo arrivati oggi ad essere i Curor Gallico che conosciamo oggi nel 2020, perché dal 2007 a oggi abbiamo affrontato veramente un sacco di avventure belle e brutte. Poi nello specifico della tua domanda, quindi andando proprio alla composizione, fondamentalmente c'è stata una crescita umana e non mi piace dire professionale, piuttosto tecnica, ecco, mettiamola così, sì, tecnica da parte di tutti, banalmente, non perché si è bravi, perché se cresci in qualche modo ti fai esperienza e l'esperienza ti porta poi ad affinare alcune cose, quindi è una cosa inevitabile che fa parte del percorso di chiunque. E poi, banalmente, come ti dicevo anche prima, sono cambiate le persone che sono andate a comporre il disco. Da Songs from the Earth, Dust of the Ages, ci si sente tanta differenza a livello compositivo, molto a livello di arrangiamenti. Gli arrangiamenti dell'ultimo disco, tra l'altro, li abbiamo fatti con Ralph Salatti, che è il chitarrista di Destrage, e è un nostro amico, ovviamente. E si sente molto questa cosa, perché c'è stato un approccio tecnico un pochino più importante. Diventa anche molto più professionale, molto più... Sì, diciamo... sì. Si va molto più nei dettagli della cosa. Assolutamente sì. E se invece tu dovresti dire proprio una canzone, diciamo, che incarna il vostro genere, che incarna chi sono, diciamo, non il vostro, diciamo, una canzone che incarna il Furor Gallico. Per esempio, io non vi conosco, vi voglio ascoltare, sto guardando un'intervista e dico, voglio iniziare da una canzone. Quale potrebbe essere? E lo so, non è facile. Posso fare? Devo chiamare a casa, devo chiedere aiuto. Non lo so. E ti puoi dirne anche più di una, o anche l'album, se per esempio ti viene meglio. Vabbè, se devo dire l'album, ma che non lo so. Cioè, allora, dipende. Non sono empatico, ok. Dipende dall'approccio che il spettatore vuole avere. Cioè, non lo so, dico la prima che mi viene in mente. La caccia morta, motivo per cui ti dico La caccia morta, che è il brano più conosciuto di Furor Gallico, ed è quello che sin dall'inizio ha ricevuto enormi consensi da parte del pubblico, quindi forse qualche punto di forza ce lo può avere. E quindi ti posso rispondere questa, ti posso rispondere The Gates of Unknown, che è il brano di chiusura dell'ultimo disco. Perché? Perché è un brano molto impegnato, è un brano molto cattivo, è un bel death metal quel brano lì. A me piace un sacco quella canzone, a me piace il death metal e quello è veramente massiccio come canzone, e infatti col growl vado più in basso che posso perché mi ci diverto anche a farlo. E ti direi quello, perché chi vuole un approccio un pochino più pesante alla musica, chiaramente con quella può trovarsi più a suo agio. Ti piace di più il black metal? Ascolta Medellin. Cioè, non saprei, ti piacciono le ballate? C'è Canto d'inverno, tutta tua. Cioè praticamente tu è come se sapessi già le domande che ti sto facendo, cioè neanche te le ho mandate, proprio diciamo che io non ti ho mandato domande, ma tu già prendi le stai anticipando, perché io appunto voglio
appunto questo stavo arrivando a dire, nel senso, visto che ci sono tutte queste, diciamo, sfaccettature di genere, se io dovessi definirvi con un genere, non posso definirvi con un genere preciso, perché se c'ha sfaccettature death, sfaccettature black, sfaccettature folk, non è che posso dire folk, death, black, man. Cioè, si può dire il color gallico, se ne è il color gallico, appunto. Io credo, allora, dirò una cosa che è di una banalità estrema, nel senso che le etichette hanno un po', si possono dire le parolacce, sì. Le ho anche già dette. Ah, Massimo, metti il beep. Le etichette hanno anche un po' rotto i coglioni, cioè sì. L'etichetta è una cosa di comodo. Che genere fa quello folk metal? Sì, perché abbiamo il violino, il flauto. E abbiamo tante componenti che ci riconducono a quel genere a livello tematico. Noi a livello tematico siamo folk metal nella maniera più assoluta. Nella storia della fondazione di Milano, quando certo. Si chiamava prima di Mediolano, ma sì, certo. A livello musicale mi viene in mente questo esempio che ti riporto anche perché è una band molto valida e mi fa molto piacere citarla. Il Bacio della Medusa ha scritto un concept album, Deus Lo Vult, che parla delle crociate. Loro sono un gruppo prog rock fondamentalmente. Sono prog rock, però se ascolti Deus Lo Vult c'è dentro la title track che spostatevi, è metal, questo è metal, punto. Metal anche abbastanza spinto. Sì. Sono prog alla fine, cioè è piuttosto di comodo l'etichetta, no? Quindi, certo. Diciamo sì. Folk metal, dai. E invece, parlando di live, distacchiamoci un attimino dalle tematiche. Qualche ricordo di qualche live che ti è rimasto particolarmente impresso? Qualcosa di divertente, diciamo, tanto per far ridere un po' chi ci guarda. Qualche aneddoto di qualche live in particolare? Beh, ce n'è tanti, perché, non so, abbiamo suonato nel 2009 alla Fiesta Pagana, primissima data all'estero. L'icona la conosco, sì. Molto bello, molto carino come festival. Prima data all'estero, quindi noi, la Madonna, all'estero, poi era in Svizzera, a 4 ore di macchina. Vabbè, sì. Scusi, sono dettagli. Papà già estero. No, però è stata un'esperienza bellissima. No, in realtà era Svizzera tedesca, quindi lontano. E eravamo con dei gruppi molto importanti, gli headliner erano gli Stratovarius, quindi insomma... la line-up era veramente molto interessante. E vabbè, io mi ricordo andai in bagno, mi lavo le mani, a un certo punto sento un odore travolgente, mettiamola così. Esce fuori il cantante degli Exploited, che c'erano anche loro. Uscì fuori il cantante degli Exploited, che era una cosa indegna, un uomo meraviglioso. Oddio, proprio per dire punk in pieno, hardcore, proprio hardcore, nel vero senso della parola era hardcore proprio. Non ho capito, scusami. Dico proprio hardcore in ogni, sotto ogni punto di vista. Sì, sì, da ogni punto di vista, sì. Però è stato divertentissimo in realtà, cioè. Vabbè. Anche loro quelle momenti da panchettoni, proprio esce fuori, oh, one page, cioè sì. No, e invece per quanto riguarda l'influenza dei furor gallico in generis, potremmo andare all'infinito, nel senso che vabbè, Gabriel e Mirko sono due fanatici del gent, principalmente ti citerei questo genere. Ascoltano un sacco i Monuments, ascoltano un sacco, adesso citerò anche di gruppi che non sono gente, però gli piace un sacco i Leprous, gli piacciono un sacco gli Haken, questa musica, i Contortionist, guai che gli tocca, gli Architects, tutta questa gente gli piace moltissimo. Gli piace molto anche il death metal un po' vecchia scuola, Gabriel, gli piacciono molto gli Opeth, gli piace il death metal melodico, gli At The Gates, e questa cosa del death metal melodico si sente molto anche nell'ultimo disco a livello di riffing. Marchio viene dalla scena gore grind, suonava nei Bubble Stew, ha fatto dei tour in Russia tra l'altro, e ascolta molto death metal estremo, ma è un grandissimo appassionato di rock classico, gli adora gli Scorpions, i Rush. Becky viene dal mondo black metal e dal mondo celtico, quindi lei è proprio l'emblema di Fior Gallico, lei assolutamente. E qua andiamo alle tue, a questo punto diciamo alle tue di influenza, quindi andiamo avanti con la domanda, infatti che è la prossima, non alle tue di influenza. E poi ce n'è una che ti farà penare, te lo dico prima. Ce n'è una che mi farà?
penare perché intanto parla delle tue influenze. Sì, va. Allora intanto parlo delle mie influenze e intanto tremo a questo punto. No, le mie influenze sono principalmente tre, a livello di generi. Il mio gruppo preferito in assoluto sono i Timoria. Non chiedermi il motivo, sono cresciuto con loro, mi piacciono dei livelli distanti. Io li adoro sopra ogni cosa, e musicalmente hanno dato tantissimo alla musica italiana. Questo fuori uno. Fuori due, il death metal di stampo americano, quindi quel death metal alla... floridiano. Com'è? Lo floridiano in pratica. Grosso modo, sì. Morbid Angel. Non sono così tanto esperto. Mi piacciono i gruppi, ma non sono così tanto esperto. I miei preferiti sono i Cattle Decapitation. Questi sono delle... a mio avviso credo che Cattle Decapitation siano tra i gruppi più interessanti che esistono a livello musicale, a livello tematico. Giù di disegno magari per una futura... Non ho capito. Me li segno magari per una futura intervista, perché io però la faccio intervista da come metà la manetta loro, proprio. La cosa interessante loro è che sono molto sensibili anche all'ambiente, come lo sono anch'io peraltro. Sono molto sensibili all'ambiente, loro stanno facendo concept album sull'ambiente, uno sull'inquinamento dei mari, uno l'ultimo parla della distruzione del mondo in generale, la copertina, lo scheletro che sorregge il mondo infuocato. Meravigliosa quella copertina, è allucinante. Ed è un bel rimando anche agli anni 70, quando le copertine cazzo erano studiate. Anni 70, c'era. L'altra mia influenza è il prog degli anni 70. Ho visto il Banco del Mutuo Soccorso due volte e stavo male. Io ho chiesto a loro di fare un concerto, non voglio dire quanto volevano di cachet, ma mi tremavano le... rizzate le carni, proprio lasciavo perdere. Ho detto, vabbè, no, facciamo, li vado a vedere, è meglio che non organizzo un concerto. Ti conviene. No, completamente. E invece, andando alla domanda un po' più dentro, all'interno delle tue influenze, proprio qua ti chiedo di scegliere 5 album. 5 album che hanno influenzato da quando, diciamo, la tua esperienza, la tua formazione musicale, da quando eri bimbo ad oggi. Puoi mettermi anche io sotto tre, proprio tutti, qualsiasi. Se ti sto antipatico, me lo dici, io... No. Viaggio senza vento è il primo, di Timoria. Viaggio senza vento, concept album del 93, molto interessante. Poi quando lo ascoltai all'epoca, per me era mastodontico, era pesante per me all'epoca, ero piccolino, non avevo mai sentito niente di più pesante di Timoria, ero piccolo. E mi colpì tantissimo e mi formò tantissimo a livello musicale. Primo. Demigod, dei Behemoth. Quando l'ascoltai non avevo ancora sentito niente di più pesante, quindi vedi come cambiano le cose nel tempo. Anche, prima se, anche se Mr. Nergal non è nella vita reale, diciamo, non è proprio la persona che a fare il flexer, è più il è la persona sistemata. Lui è un grande oratore soprattutto. Sì, imprenditore, oratore, come dici tu. Sì, assolutamente. Beh, non togliamogli il merito della composizione, comunque ovvio. Parlando di Behemoth, anche live hanno una presenza scenica, un allestimento scenografico che è allucinante, che è bellissimo. Loro sono in grado veramente, a livello scenico hanno tanta roba, secondo me se togliessero qualcosina, tipo il leggio che ha davanti, tipo il leggio che lui ha sempre davanti, vero, gli dà problemi quando quando devo fare foto. Sì, mi posso immaginare, in effetti. Però insomma c'è da riconoscere che il palco cazzo lo sanno tenere, ma sono delle macchine, quelle fiammate, poi prendi fuoco pure tu, cioè. Sì. E Demigod è chiaramente un disco fondamentale per me a livello soprattutto vocale. Darwin del Banco del Mutuo Soccorso, o il Salvadanaio, non lo so, uno dei due, però insomma siamo lì. Questo è insolito perché è un album che ascolto pochissimo, però in questi momenti viene sempre in mente, ed è Berktat degli Ulver. Che è il primo, gli Ulver li ho visti a Torino nel 2010, un sacco di tempo fa. Questo disco mi piace tantissimo, è un black metal molto ambient. Sì, non saprei come definirlo effettivamente come genere quel disco. Ulver esattamente non so di in che fascia di black metal inserirli, neanche so se sono tanto poi black metal, cioè è un atmospheric ambient, non lo so. Ulver puoi definirli per album, perché comunque Berktat, se non sbaglio il primo era Berktat, non vorrei dire cattate, mi pare che il primo fosse proprio Berktat, poi fecero un disco acustico, quattro chitarre, un bellissimo, meraviglioso, perché hanno delle ballate stupende.
Beh, è bellissimo quell'album lì, è un capolavoro. Sì. Poi è un altro disco black metal, però pesante, non come Berkat, proprio ignorante. Sì. E poi elettronica. Quindi non puoi definire Dulver con un genere. Cioè, no, quel no. Disco, sì, il disco lo puoi definire con un genere. E comunque Berkat, secondo me, è un capolavoro. Ne ho detti tre. Ok, gli ultimi due. Oh, cazzo, ne so, gli ultimi due. Non è facile, eh? Te l'avevo detto. Sì, dimmene tre, ho finito. No, cinque. Non so se... Ma cinque è il numero preciso, cinque. Se vuoi apro l'armadio, guardo tutti gli schiotti e le dico qualcuno. Non saprei. Sinceramente non saprei. Anche perché comunque, prima ti ho citato, no, tre generi che sono le mie influenze. E meno male sono queste. Ti direi Quadrofenia degli Who. Quadrofenia degli Who potrebbe sicuramente essere. Può essere un disco per me importante. Che ho scoperto, ti dico la verità, abbastanza di recente, però per me è un disco importante. Tornando proprio puramente al discorso della formazione, non saprei, un qualcosa inerente al death metal, ma non mi viene in mente un disco in particolare. Poi i Vomitori, mi viene in mente uno dei Vomitori, Carnegie Euphoria, però non so fino a che punto mi abbia realmente formato come genere. Sì, poi puoi salutare Tobias che ha intervistato loro. Ha intervistato loro? Dovrei, Chain, sì, sto studiando. Figo. Sì, no, sembra che faccio solo death metal, quindi da questo sto variando, cioè, variamo un attimino. E vabbè, a me piace come genere, quindi sono d'accordo, voglio dire. I Vomitori sono tanta roba, e a me il suo growl piace tantissimo. Molti hanno parlato del growl di, aspetta, non mi ricordo di chi era, se era dei Necrophobic forse, no, degli Autopsy, del cantante degli Autopsy. Gli Autopsy è un gruppo che non ho mai approfondito, li conosco di nome, anche ma non mi chiedere, non so niente di loro. Stesso cantante per esempio di questo gruppo, i Necrophobic, che è un gruppo black metal abbastanza comunque conosciuti, quando li ho intervistati il cantante per esempio si ispirava al cantato del cantante degli Autopsy, perché allora aveva questo cantato ascoltare. Particolare, perché lui è il batterista e cantante contemporaneamente. Ah, sì, no. Sono molto belli. Poi, muovendoci avanti adesso, tanto per farti ancora di più uscire pazzo, sei l'organizzatore di un festival, ok? Tanto in Italia avevamo il bel God of Metal, adesso non so che cosa c'è. Inventato un festival, dove vuoi, in Italia o anche non, magari in Italia visto che non ne abbiamo per ora, e buttaci giù qualche band che piace a te, vai. Sei tu l'organizzatore di un festival e decidi il Beatles. Dammi in genere, che devo dire? Vai, buttaci tutto, ci puoi buttare dai, che ne so, dal power al trap. Ecco, il power non me ne voglia nessuno, ma a me... No, a me non piace. Non mi guarda. No, è che mi anche tre gruppi. Può essere anche un festival di un giorno, può anche essere un festival di un giorno, per esempio. Come faccio un esempio al Gruppo Italia. Che c'è per il Gruppo Italia, buon'anima pure quello. Ma gruppi, cioè tipo Pinto, posso mettere Pantera? Tutti chi vuoi, anche gruppi che si sono sciolti, gruppi che sono. Per quello che chiede. No, chiunque, anche morti. Brutto da dire, però vabbè, anche. No, immaginario, Beethoven. Ok. Mozart. No, stiamo okay. È una domanda troppo ampia, nel senso che ti potrei fare un festival rock, un festival death metal, un festival black, non so, ti metto dentro, non so, come facciamo un festival death, visto che ormai ho intervistato tipo 80 gruppi death, mettiamoci un festival death metal. Allora, a gusto mio, per i miei gusti personali, certo. Headliner e Cattle Decapitation, che ti ho citato prima e mi piacciono da Dio. I Behemoth subito prima. Non so. I Vomitori, che ti ho citato prima. Un po' di roba italiana, perché in Italia abbiamo un sacco di roba. Flash God Apocalypse. Che li ho visti, tra l'altro. Avevamo suonato anche insieme nel 2012. Quando ancora... Ogni tanto pure qua in Sicilia spuca qualcuno, quindi per cui sono venuti. Sono venuti in Sicilia loro? Sì, oh. Proprio nella mia città li ho visti, sì. Dico, a noi la Sicilia manca, un po' mi spiace. Non siete mai venuti? Purtroppo no. Come isola abbiamo la Sardegna, una su due. La Sicilia ci manca. Ah, si sta muovendo qualcosina come locali, perché qua è molto destro.
molto, qua fanno molto death metal, quindi a meno che tu non sei, che ne so, negli obituari, infatti qua gruppi che solo gruppi death metal esistono in Sicilia. Solo quello. Eh sì, vabbè, però, ma se tu vuoi fare qualcos'altro non puoi fare qualcos'altro, cioè però, o fai death metal o fai death metal. Però mi incuriosisce, dai, mi piace vedere un po' le band italiane, quindi mi incuriosisce, magari mi vado a fare un giro e... Sì, guarda, qua come band famose, band un po' più conosciute in Sicilia, ci sono, che sono un po' più estremi, si chiamano Cadaver Mutilator, è proprio un nome già disposto. Poi abbiamo avuto nel passato, avevamo i, noi diciamo, i grandi dei The Majesty, questi sono gruppi che hanno suonato in tutto il mondo, erano, però i The Majesty erano più epic, tipo più la Rhapsody. Beh, allora, se parliamo comunque di metal siciliano, io ti cito gli Inchiuvato. Inchiuvato, vabbè, quelli però sono un classico. Lui, perché era uno solo, vero? Sì, Aghiastro. Aghiastro, è vero. Aghiastro vuol dire praticamente è olio, tipo una cosa del genere. Perché Aghiastro proviene dalla città dove attualmente mi trovo, in siciliano. Ma dai. Figo. Questo aneddoto non lo sapevo. E quindi altre band o il speravo di essermi una cavata. proprio che tu concludere, anche ci metti la tua e chiudi in mente l'italiano, gli Anthropophagus, che è un gruppo, mi pare genovese. Anthropophagus, no, non sono, hanno, fanno parte del filone più sul brutal death. In realtà comunque in Italia ha avuto un periodo anni 2000 in cui il brutal death ha tirato fuori un sacco di band interessanti. Io, se non sbaglio, c'erano pure in Italia i Mortuary Drake, questo. Sì, come no? Mortuary Drake di loro. Ero andato, non mi ricordo se forse erano proprio loro. Ero andato a vederli a un festival qua vicino alle mie parti, quindi qua in Brianza, che si chiamava, non posso dire il nome del festival perché è una bestemmia, quindi immagina porca miseria festival. Noi in Sicilia ne avevamo un altro ancora peggio. Nome non te lo posso dire quello vero. E se non sbaglio erano proprio lì, oppure li ho visti in un altro festival, non me lo ricordo più. E sì, non vorrei dire cazzate, ma erano loro quelli che avevano il perizoma in faccia. Però magari. Non mi ricordo se erano Mortuary Drake o un altro gruppo. Marco lo sa, il bassista lo sa di sicuro. Forse era un altro gruppo. E invece. Ti salvo, parlando dei progetti futuri dei Puro Gallico, a parte questa situazione che per ora abbiamo in Italia, che siamo rossi, gialli e verdi, non si capisce che colori siamo, noi abbiamo la situazione. Beh, allora, in Sicilia siete arancio, mi sembra. Sì. Noi siamo rossi, vai, meglio. Ma noi troppo vi raggiungiamo, fidati, perché qua vanno salendo invece che scendendo, quindi, sì. Vabbè, che ti fa? Ci facciamo una risata sopra. Infatti. Pensiamo infatti ai progetti futuri togliendo. Ecco, pensiamo a quello. No, progetti futuri, vabbè, sono le cose, diciamo, standard, nel senso, il disco ormai ha 2019, va verso i 2 anni, e il discorso attività live adesso chiaramente è venuto a calare come priorità, perché sì, insomma, certo. Abbiamo avuto la fortuna di fare 2 concerti tra settembre e ottobre. Ah, meno male. Siamo stati tra i fortunati, perché comunque non tutte le band sono riuscite a fare qualcosa quest'anno, e ovviamente si parlerà di nuovo materiale, ovviamente si parlerà di nuove date. Certo. Questo è quanto, ecco. Mi dilungo. Alla fine, quindi, la cosa più classica di tutta la fine è quella di lasciare un messaggio ai fan, Furor Gallico, o comunque a qualsiasi persona guardi questa specie di intervista, questa chiacchierata, diciamo così. Ma esatto, una chiacchierata, ma è bello. Esatto, come dicono gli americani, chit chat. Alla fine, se uno vuole, questa cosa qua la disse Omar Pedrini quando uscì la sua biografia, se uno vuole le date, vuole gli aneddoti, va su internet e li trova. Certo. Cazzo, fai 2 chiacchiere. Sì, che poi sono le cose poi che la gente apprezza di più. Ma non lo so, sinceramente, ti dico la verità, mi interessa fino a un certo punto, nel senso che comunque... Personalmente, per quando ho fatto alcune interviste, quando erano tutte molto standardizzate, sai, c'è la, che ne so, l'artista che ti rispondeva tipo appunto A, B, C, era molto noioso, comunque c'erano poche views o qualcosa. Quando oggi invece c'era proprio più una chiacchierata, la battuta e botta e risposta,
vedevi anche le persone più coinvolte. Io, per esempio, mi sono trovata con uno che si faceva il joint, proprio la bonga, non voglio dire il nome del gruppo, però c'è online, proprio la bonga, e mi sono trovata tipo 500 views di botto, Blabbermouth, ma perché la intervista più brutta l'ha andata a mettere sulla Blabbermouth? Perché? Vabbè, e gli andava, va bene. Una volta feci un'intervista al bagno femminile all'Alcatraz di Milano a un gruppo thrash metal che era, ai tempi suonavano gli Overkill, ma io intervistai il gruppo più diciamo meno conosciuto, che erano i Gamma Bomb, sempre 2009. Ma i Gamma Bomb, sono famosi i Gamma Bomb. Io li vidi nel 2009 alla mi sembra che era l'Alcatraz. E nel bagno dell'Alcatraz feci questa intervista nel bagno femminile, e tu vedi i maschi che non so cosa ci facessero in quel, uscivano e passavano e stringevano la mano a loro. Nice to meet you. E tu vedi l'intervista, noi che non sapevamo parlare inglese ai tempi, quindi un inglese tipo in pasta. Questa intervista finì nella Blabbermouth. Io dico, ma che intervista orrenda è questa? Per dirti l'intervista più brutta del mondo, alla fine sì, sono quelle che poi apprezzano. Ah, esatto. Sì. Ah, esatto. Sì. Perciò lasciamo un messaggio ai seguaci, abbia fatto un culto, una setta. Ma che periodo, saluto tutti, dai, ci vediamo presto, spero tanto di vederci presto su un palco e basta. Sì, spero presto di dare buone notizie per il futuro, non per, cioè, non sono Fox, quindi non per noi. Certo. Ecco. Perfetto, bene. Grazie mille Davide per l'intervista e per la chiacchierata. Ci sentiamo presto, in bocca al lupo, e spero di vedervi in qualche live. In Sicilia, siamo venuti. Chi lo sa. Si sbaccherete anche un po' di... Sì, bellissimo qua. Forse vi vedrò più io su che voi qui giù. Vabbè, dai, vediamo come si evolve. Poi. Va bene. A presto, dai, grazie. You gotta believe.